Buonasera. Buonasera a tutti, questo è il primo evento del BG Rug dell'anno 2017. Apriamo la stagione con un intervento su Bash, riga di comando e cose varie, che durerà 4 puntate, quindi sarà abbastanza full immersion. Così almeno partiamo bene, vi diamo un'infarinatura. Poi io mi auguro che se vi piace il corso, dato che noi facciamo tutto gratuitamente, voi vi iscriviate per l'anno, che sono solo 20 euro. E almeno ci aiuterebbero almeno a portare avanti l'associazione nel minimo indispensabile. Dopodiché vi annuncio già che il prossimo evento, che sarà aperto ai soli soci, quindi 20 euro poi è tutto vostro, sarà un corso di programmazione su Python. Detto questo, le anticipazioni frizzanti sono finite. Siamo un'associazione che promuove software libero e open source da ormai 16 anni. Quindi abbiamo la nostra esperienza nel campo, abbiamo i nostri simpatici anziani, che ormai sono esperti del settore. E nulla, cos'altro posso dirvi? Ah sì, che dalla prossima volta cambiamo sede, saremo al Fab Lab, quindi non più qua. Comunque c'è scritto tutto sul sito, c'è dentro il parcheggio, non c'è nessun problema, quindi sarà agevole come adesso, la capienza sarà uguale, quindi alla fine le persone che potremo contenere saranno ancora le stesse. Quindi iscrivetevi, magari iscrivetevi anche all'associazione per aiutarci. Se avete bisogno poi chiedete a me e ci mettiamo d'accordo. Comunque direi di lasciare la parola a Emiliano Vassori. Lasciamo la parola a Emiliano, uno spiritoso, no scherzo, Emiliano, che farà questa serata, le prossime due, e poi ci sarà un'altra serata che farà Luca Ceresoli, bravissimo, esatto, il nostro special guest onorario, che cerchiamo di tirare dentro tutti gli anni, perché... Prego, la parola all'esperto. Ciao a tutti, innanzitutto auguri alle donne. La mia cosa l'ho fatta, va bene, passiamo alle nuove serie, non è vero. Dunque niente, stasera è una prima introduzione, è la prima puntata di tre, di un mini corso, diciamo, sull'utilizzo di Linux dalla riga di comando. Approcceremo il problema, diciamo, un po' dal punto di vista dell'utente che ne sa un po' poco. Quindi se vi aspettate di trovare tanta roba molto tecnica, forse non riusciremo a toccarla. Non vi preoccupate, siamo in grado di rispondervi piuttosto che di affrontarla in maniera più approfondita, ma magari non durante le serate. Vediamo un pochino come finisce il resto della serata, perché se mi seguite tutti molto bene magari potremmo decidere un pochino di aggiustare in corsa la profondità dell'intervento e di toccare degli altri aspetti magari un pochino più interessanti, piuttosto che qualcosa che mi sono dimenticato di trattare e via di seguito. Se avete domande, quindi, vi esorto ad alzare la manina appena avete domande e procediamo subito a dipanare il dubbio, se possibile. Farò vedere delle slide, ma diciamo che le slide funzioneranno solo come inizio del discorso. Mi piacerebbe farvi vedere molto di più la parte pratica, cosa si può fare, come vedremo di concatenare diversi comandi, diversi output e via di seguito. Allora, la prima lezione, che è quella che cominciamo ora a vedere, parlerà di questi argomenti. Vedremo qualche definizione, vedremo come ci si approccia all'inizio alla linea di comando, cosa sono i flussi, cosa sono i filtri, qualche funzione che è comoda ma è specifica di Bash, non è vero, ce ne sono un altro paio che sono un po' più comuni, ma le vedremo, come si gestiscono sempre in maniera molto di base i file e le cartelle all'interno della linea di comando, come si gestiscono i permessi, e vedremo qualcosa sui file system e sistemi Unix. Partiamo dal definire. Abbiamo parlato di riga di comando, abbiamo parlato di tutta una serie di termini che, diciamo, semplificando in maniera molto 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 forte, vogliono dire un'interfaccia a linea di comando, un'interfaccia in cui io chiedo alla macchina di eseguire una certa serie di comandi. Abbiamo parlato di shell. La shell invece va a identificare il programma che si incarica di prendere
questi comandi e di tradurli poi in codice macchina per poi farli eseguire. Tecnicamente è per l'appunto un interprete. Questo era giusto per dare un'infarinatura sui termini, diciamo. Abbiamo parlato di Bash. Bash è l'acronimo di Born Again Shell, che è fondamentalmente un derivato della shell iniziale, che si chiama per brevità SH, ma non è l'unica. Questa è solo una scorsa delle varie shell che sono state prodotte durante tutti gli anni, dagli anni 70 in poi, diciamo, che si sono evolute più o meno con gli Unix che conosciamo finora. Di sicuro, diciamo che sono da menzionare, oltre a Bash, che è comunque la shell più diffusa su tutti i sistemi operativi, ci sono da menzionare le ultime due. La prima in realtà non è più tanto una shell, ma è veramente un insieme di funzionalità che vengono poi utilizzate ad esempio anche nei sistemi embedded piuttosto che in distribuzioni molto contenute, e quindi non è solo una shell, ma è tutta una serie di tool che aiutano poi una piccola distribuzioncina a poter partire, a poter essere utilizzabile. Invece ZSH è una shell molto più moderna, e se non ci avete mai messo il naso, dateci un'occhiata, perché oltre a essere un drop-in replacement di Bash, quindi potenzialmente la posso usare al posto di Bash e tutto ciò che uso con Bash lo posso continuare a usare con ZSH, ma ha anche dei meccanismi diversi di autocompletion, ha degli altri meccanismi differenti di shortcut, ha un prompt anche a destra oltre che a sinistra, ci sono un bel po' di robe interessanti che ci possono aiutare nella produttività di tutti i giorni, diciamo. In qualsiasi caso continueremo comunque a parlare di Bash, perché ZSH non è in tutti i sistemi operativi, a volte bisogna installarla a parte, attualmente Bash è dappertutto, quindi non ci scappiamo. Andiamo a vedere cosa possiamo fare. Allora, innanzitutto parliamo di console e parliamo di emulatore terminale. Questa è la console di Linux. Ok? Questo è come i Linux inizialmente erano pensati per lavorare. Faccio il mio login, metto la mia password e ho una bellissima linea di comando con cui io posso interagire. Questo è quando parliamo di console, cosa succede a livello di macchina. È un bellissimo terminale nero, solo caratteri, in cui io posso scrivere tutta una serie di comandi. Non è il modo migliore per approcciarsi in generale e per essere comodo per poter utilizzare Linux. Diciamo che noi preferiamo utilizzare quest'altro. No, scusate, non questo, ma... No, scusate, ma questo qua, che è un emulatore di terminale. Posso prendere e aprirlo direttamente dall'interfaccia del mio Linux e si presenta come se fosse una finestra all'interno del mio sistema operativo. Perché è più comodo questa cosa qua? Posso aprirne N all'interno della mia sessione utente e posso vedere questa cosa. Questa è una console. Questo è tecnicamente un emulatore di terminale. Tecnicamente. La console è quella che ho fatto vedere prima. In realtà, alla praticità dei fatti, l'una vale l'altra, come può valere la stessa cosa anche avere una sessione in SSH. Di fatto, quello che mi trovo davanti è una linea di comando con cui io devo interagire scrivendo dei comandi. Okay. Torniamo un secondo alle nostre slide. Allora, cominciamo con la classica introduzione. Io durante il corso di queste serate vi dirò di un sacco di comandi, di cui probabilmente voi non vi ricorderete il 90% di quello che vi dirò, ma il mio concetto è farvi passare delle linee guida per poter utilizzare la shell. Di sicuro, se volete avere più informazioni riguardo a quello che stiamo facendo, piuttosto che non siete sicuri della sintassi di un determinato comando, oppure di cosa questo comando faccia, queste sono tutte le informazioni che vi serve di sapere. Dovete sapere che all'interno dei sistemi Linux qualsiasi comando è documentato,
e lo è in più maniere diverse. Di fatto questi due comandi corrispondono a due documentazioni completamente diverse e separate, qualche volta coincidono ma i casi sono veramente pochi e sporadici. Quindi qualsiasi cosa succeda, sappiate che se io vi parlo del comando ls, voi potete fare ad esempio man ls e il sistema vi risponde con una pagina, diciamo, più o meno navigabile, in cui vi spiega cosa fa il comando, quali sono le opzioni principali, come utilizzarle, se ci sono degli esempi particolari da utilizzare, e via di seguito. C'è un comando un pochino più generico che è questo apropos, dove voi gli chiedete qualcosa che vi serve e lui vi indica tutta una serie di pagine di manuale, quindi di man, che potete poi consultare, chiaramente una per volta, per poter avere delle risposte su quell'argomento che avete cercato. E poi in fondo, come ultimi, ma questo serve più che altro per avere un'idea della sintassi piuttosto che di qualche uso abbastanza conciso, ci sono due opzioni a linea di comando per ciascun programma. Tipicamente se lo chiamate col meno H o col meno meno help, il programma vi risponde con una paginetta di informazioni che vi dice qual è la sintassi, quali sono le opzioni principali e via di seguito. Quindi questo è molto importante ed è il caso che lo diciamo subito, ancora prima di cominciare, di modo che qualsiasi cosa succeda e non sappiate come gestirvi, qui trovate tutte le risposte che vi servono e anche di più. Come funziona la sintassi in linea di comando? Allora, innanzitutto noi chiamiamo su questo che è il simbolo che per noi sta per la linea di comando dell'utente. Dobbiamo dare alla shell un comando, quello sopra, che è per appunto il nome dell'eseguibile che poi noi andiamo a lanciare, oppure del built-in della shell, ma questo è un dettaglio tecnico. Dopodiché abbiamo due possibilità di passare delle opzioni al programma. Abbiamo delle opzioni che sono quelle classicamente chiamate corte, che prevedono solo un meno e una lettera. Attenzione, perché vi ricordo che Linux è case sensitive, vuol dire che se una lettera è minuscola è differente dalla lettera maiuscola e quindi potenzialmente sono due opzioni diverse. Ok? Inoltre dobbiamo fare attenzione a quelle opzioni che prevedono dei parametri, come in questo caso l'opzione meno C prevede che io passi un parametro alla shell e quindi io devo essere assolutamente rispettoso nella sequenza di input che gli do. Prima l'opzione e poi il parametro che deve seguire l'opzione. In alcuni casi, ma questo ve lo dice ad esempio l'help del programma piuttosto che direttamente dalla man page, anziché questa sintassi che prevede uno spazio in mezzo, c'è quest'altra sintassi in cui io devo indicare il parametro direttamente appiccicato all'opzione corta. Questo ci tornerà utile, questo simbolo, cioè la barra rovescia, serve per spaccare la linea, vuol dire che quando trova questo simbolo, Bash praticamente ignora tutto ciò che viene dopo il simbolo e per lui il comando continua, la linea di comando continua alla riga successiva. Quindi quello che succede è che tutte queste due righe qua in realtà compongono un unico comando, come se fosse stato scritto tutto di fila. Spesso e volentieri le opzioni, soprattutto quelle brevi, possono essere raggruppate, cioè se non prevedono ad esempio dei parametri, come in questo caso A e B, potevo raggrupparli in un'unica chiamata e scrivere meno AB ad esempio, e poi alla fine un comando può prevedere degli argomenti puri, degli argomenti che vogliono essere dati a quel comando nell'ordine esatto in cui il comando li prevede, ad esempio se io devo copiare un file, il comando è cp, io scriverò cp, nome del file sorgente, nome del file destinazione. Non c'è alternativa. Non posso invertire la sintassi, non posso usare la destinazione sulla sorgente, perché altrimenti non ottengo il risultato che mi aspetto. Alternativamente a questa sintassi c'è la sintassi con le opzioni lunghe, dove tipicamente le opzioni lunghe vengono indicate con tutta una serie di diciamo così parole intere o troncate o abbreviazioni tipicamente in inglese, vengono tutte indicate col meno meno davanti
Anche qui l'opzione per spezzare la riga vale sempre comunque. Ci sono anche qui due possibili sintassi sulla base delle opzioni che prevedono un parametro, ma questo lo scoprite chiamando il comando col meno help piuttosto che col meno help in linea di seguito, e anche qui in questo caso si possono chiamare i comandi con i relativi argomenti. Bene, cominciamo a vedere qualcosa, perché tante belle parole, però parliamo di qualcosa. E allora qui voglio farvi vedere prima degli esempi qui direttamente sulle slide, poi li vediamo dal vivo. Allora, innanzitutto, ls, credo che sia il primo comando che chiunque impara a lanciare dalla linea di comando. Ls è il comando che fa un listato del contenuto dei file e delle directory della directory corrente. Quindi vi mostra tutte le cartelle e tutti i file che sono presenti nella directory in cui vi trovate. Quando apriamo una console piuttosto che un emulatore di terminale, ricordatevi che per default la vostra shell si posiziona nella vostra home directory. Ok? Quindi questo si incarica di fare questo listato di directory. Poi vedremo che in realtà ls è molto più funzionale se lo combiniamo con delle opzioni. E poi ci arriviamo, magari lo vediamo fra un attimo quando apro effettivamente la console. Secondo comando, echo, che serve per stampare direttamente una certa stringa, che come vedete fra il secondo e il terzo caso può essere racchiusa da una coppia di apici singoli oppure una coppia di apici doppi. Tutto ciò che è compreso fra questi due caratteri è considerato una stringa e viene buttata, diciamo così, viene stampata dalla console. I due comandi fanno quasi la stessa cosa, con l'unica differenza che il terzo comando, in questo caso, scrive quella stringa che noi gli abbiamo detto in un file. E vedremo perché poi questo funziona. Il quarto comando fa leva su un comando che si chiama cat, che sta per concatenate, e che serve in realtà per prendere il contenuto dei file che sono come suo argomento e mandarli tutti in output sulla shell. Quindi il risultato totale di questo comando qua è: io scrivo il contenuto del file sulla shell. Andiamo a vederlo. Adesso tutto bene, ma magari. Allora, cominciamo. Cosa succede se faccio un ls? Vedete tutti? Più o meno mi dice, in questo caso sull'emulatore di terminale succede, sulla console non è detto che succeda. Qui vedete dei simpaticissimi colori per indicarvi che questi file qui sono delle directory, non sono dei file, sono delle directory. Non è detto che succeda nella console, bisogna che la console supporti il meccanismo a colori. Motivo in più per cui di solito lavorare su un virtual terminal, su un emulatore di terminale, è molto più comodo che non lavorare direttamente nella console. Come vi anticipavo, ls è un comando molto versatile che vi permette di avere tante opzioni, di fare tante cose a questo riguardo. Una cosa, giusto per farvi capire, ok, trattino color, non me la ricorderò mai, non c'è, perfetto. Vedete che anche lui mi dice: non esiste questa opzione, guarda almeno meno help che ti dico quali ho. Ok? Quindi in generale anche il sistema dove può vi aiuta nell'individuare dove è il problema. Un'altra cosa importante che non vi ho detto ancora, che pensavo di dirvi dopo, ma ve lo dico, ve lo anticipo comunque, ve lo dico adesso. Di norma Linux, se esegue un comando, non vi ritorna nulla, a meno che voi non gli abbiate chiesto di farvi vedere qualcosa. Ok? Quindi se io faccio, che ne so, io ho eseguito un comando che è valido, ma vi non ho fatto vedere nulla. Ok? In questo caso ho forzato l'output da una parte, dove è esplicito, però
questo ci arriviamo fra un attimo. Il concetto è che invece se io sbaglio sintassi, come ho fatto ad esempio qui, lui mi restituisce un bel erroraccio in cui mi dice no, caspita, guarda che mi hai dato qualche parametro che non mi piace per niente, riguardatelo perché non funziona così. Ok. Scusa, torniamo. Io ho scritto ad esempio ls tutto maiuscolo e mi ha detto non esiste il comando ls maiuscolo, ribadisco. Ho detto ls scarlatric not installed. E non ci sarà mai. Da quell'altro, e non ci sarà mai. Te la spiego, Antonio. Come sì, ho detto prima, Linux è case sensitive, per cui il comando ls maiuscolo è un comando diverso da ls minuscolo. Certo, numero uno, ma anche se tu dovessi scrivere l maiuscolo, r minuscolo, non c'è. Ok. È importante questa cosa del maiuscolo e minuscolo, soprattutto nelle directory piuttosto che, perché adesso vedrete che se io tento di entrare nella directory documenti con la D minuscola non ce la farò mai. Ok? È importante ricordarsi di questa cosa qua. Prendiamo la nostra ls. L'abbiamo visto in modalità pura, ok? Quindi ls piatto e via di seguito. Ma ad esempio posso dirgli fammi vedere tutti i file nascosti. O A sta per all. E vedete che la nostra home in realtà non ha solo quelle cartelle che avevamo visto prima. Sono quelle, appunto, cartelle directory. Le directory che avevamo visto prima. Ma che ne ha tante altre che normalmente non mi mostra per motivi sbagliati. Motivi che possono essere non voglio che tocchi questo file, piuttosto che è un file che di norma non ti serve di vedere perché contiene delle tue preferenze personali. Concetto fondamentale dei file temporanei all'interno della home request, cioè scusate, dei file nascosti all'interno della home request. C'è un'altra opzione che spesso e volentieri usiamo, che è quella del meno L, ok? Che sta per long, e lui mi fa vedere tutta una serie di informazioni, poi le analizziamo con molta calma, nel senso che avremo modo di vederlo ulteriormente. L'output di ls per quando poi parleremo di permessi e gruppo proprietario piuttosto che utente proprietario. Una cosa che vi faccio presente è che una di queste colonne, e credo che sia questa, vi dice la dimensione di quell'oggetto all'interno del file system. Un'altra delle opzioni che vi faccio vedere di ls è h, che posso chiaramente aggiungere a un'opzione già esistente come L, scusate, lo faccio. E LH fa una cosa che è abbastanza simpatica, la dimensione ve la rende leggibile da un umano. H sta per human, ok? C'è un'altra opzione che spesso e volentieri verrà utilizzato, non tanto su ls perché è un po' fastidiosa, quanto su altri comandi, che è r, che sta per recursive, dove lui dovrebbe in questo caso farmi vedere per ciascuna delle sottodirectory il contenuto, ma in questo caso non lo fa, c'è un r maiuscolo, ok? Lui per ciascuna delle directory, da partire dalla directory in cui sono adesso e per ciascuna delle sottocartelle di quella directory vi fa vedere tutto il contenuto fino ad arrivare all'elemento foglia, per cui fino in fondo. C'è un'ultima opzione che mi permetto di consigliarvi adesso, ma che magari ci verrà comoda quando faremo un po' di scripting, che è l'opzione 1, che non è la L. L'opzione 1 vi indica tutto il contenuto del file e delle cartelle in un'unica colonna. A differenza di ls puro, in cui ve lo mette tutto come capita. In realtà lui tenta di dividere l'output che vi viene fuori, suddividendolo per i caratteri in cui lo può emettere, per cui non combina sempre, non riesce sempre a farvi tutte su un'unica riga oppure tutte su un'unica colonna. Quindi col meno 1 voi gli forzate il fatto che l'output debba necessariamente essere su un'unica colonna.
vedremo poi perché questo ci viene comodo. Torniamo a un po' di comandi di output che avevamo fatto prima. Ok, il classico hello world. Cosa succede? Il sistema prende la stringa che gli ho indicato e la emette sulla console. Fino a qua niente di complesso. Quando io invece faccio quell'altro secondo comando, guardate cosa succede. Prima di tutto non ha emesso output, ok? Quindi non mi ha fatto vedere nulla sulla linea di comando. La seconda cosa che è successa rispetto a prima lo vediamo con un ls. Esiste un comando che si chiama ciaomondo.txt, un file. Che si chiama ciaomondo.txt. Cosa conterrà mai questo file? Vediamo col quarto comando. Contiene esattamente la stringa che io avevo scritto. Sul perché funzionano queste ultime magie che abbiamo visto, ritorniamo sulle slide e ve lo spiego. Tutto ciò funziona sulla base di flussi o stream in inglese. I flussi nella linea di comando sono sempre 3, a volte ce ne sono anche di più, ma sono i basilari sono 3. Standard output, standard input, in realtà quello è il primo, e lo standard error. Come funzionano questi programmi? E ci interessa spiegarlo adesso perché fra breve vi rianalizzo la funzionalità dei 3-4 programmi che abbiamo visto prima sulla base dei flussi. Standard input chiaramente rappresenta l'input che un comando riceve come flusso di dati. Lo standard output è il classico flusso su cui tutti i programmi emettono i risultati. Lo standard error invece è un flusso su cui i vari comandi separano i messaggi di errore. Quindi quello che voi vedete sulla console, quando avete visto che io ho lanciato l'ls con l'opzione sbagliata, è perché in realtà la shell vi fa vedere sia lo standard output che lo standard error. Però sono due flussi separati e voi potreste decidere di separarli, ad esempio, in due comandi diversi. In due contenitori diversi, mettiamola così. E adesso vediamo. Perché assieme a questi flussi noi abbiamo alcuni piccoli comandi e shortcut con cui possiamo decidere di lavorare con questi flussi. E allora abbiamo la prima opzione, che è questo maggiore, che prende tutto lo standard output e lo redirige su un file. La differenza con quello sotto, che cambia per un solo maggiore, è che nel primo caso la modifica è distruttiva. Cioè, se io ho già un file che si chiama destinazione.txt e faccio un comando e redirigo tutto l'output a destinazione.txt, il contenuto precedente di destinazione.txt io lo perdo. Il file conterrà solo ed esclusivamente lo standard output del comando che viene prima di questo segno. Ok? La seconda versione invece concatena e anzi accoda lo standard output del comando che viene prima al file di destinazione. Quindi io conservo il contenuto che avevo prima, al di sotto ci metto l'altra roba. C'è un altro comando molto interessante che è T. T fa una cosa molto particolare, prende lo standard output, lo duplica, quindi una parte di standard output continua a seguire la sua normale direzione, che è in questo caso l'output direttamente dalla console, mentre l'altra parte che lui ha duplicato finisce tipicamente su un file. Quindi questo è molto comodo, soprattutto se volete vedere cosa succede come risultato di un comando, ma volete anche tenerne un log, ad esempio. Ce ne sono... Vale la stessa cosa anche per lo standard input, quindi io redirigo lo standard input in un comando prendendolo ad esempio da un file piuttosto che lo appendo. Questo qua si usa in un caso solo, credo, poi magari lo vediamo. E poi c'è una redirezione dello standard error.
Allora, facciamo finta che abbiamo scritto un programma che emette in output determinate stringhe che io voglio vedere. Però non voglio che nell'output che io prendo mi vengano tornati anche eventuali errori. Allora cosa faccio? Lo standard output lo lascio andare come deve andare. Ma ridirigo lo standard error su un file. Risultato netto, lancio un comando, vedo l'output che voglio vedere di questo comando della console, eventuali errori mi vengono scritti in un file separati, ma solo gli errori. Succede che se devo ridefinire la destinazione dei due stream, cioè sia di standard input che di standard output, può venire comodo fare un puntatore su quello che avevo già definito prima, poi ne vediamo un caso particolare. E poi c'è un modificatore che è fondamentale, ed è questa pipe, che fa questa cosa bellissima: prende lo standard output del comando precedente e lo usa come standard input del comando successivo. Vediamo qualche esempio. Il primo probabilmente è utilizzato più che altro da programmatori, non so se è il vostro caso. Patch è un programma che vi permette di utilizzare un file formattato in una certa maniera, prenderlo come input, come sorgente di informazioni per modificare tutta una serie di file, tutta una serie di directory all'interno del nostro sistema. In questo caso cosa faccio? Prendo come standard input questo file, e quindi le informazioni che devo dare a Patch le trovo in questo file. Il risultato, quello che Patch metterebbe a video, lo redirigo su un file output.txt e redirigo lo standard error, quindi solo gli errori, a questo aggeggio qua. Questo aggeggio qua è un buco nero. Qualsiasi cosa ci mandiate dentro non verrà mai mostrato, finirà nel vuoto cosmico siderale. Questo coso qua è un buco nero, qualsiasi roba gli diate sparisce, non esiste più sul vostro sistema. Ok? Qualcuno diceva prendete i vostri CD di Windows e buttateli in dev null, quindi almeno questa volta questo. Bene, questo è come funziona. Guardiamo il secondo comando, che è bello ciccione. Allora, ls ci fa vedere il contenuto dei file della presente cartella, l ci dà listato quello lungo, quello che avete visto con tutte le opzioni, dovrebbe e quant'altro, a maiuscola non ve l'ho spiegato, ma si fa la svelta, è come la minuscola, ma non vi fa vedere le directory punto e punto punto. Ve lo faccio vedere. Uso una pipe, quindi tutto ciò che è output di ls lo rimando come standard input al comando successivo, che è grep. Lo vedrete spesso. Grep è fondamentalmente filtra il flusso che gli arriva in input per determinate stringhe che gli date. Mettiamola così, poi vedremo cosa vuol dire questo filtro. Grep sta per General Regular Expression Print, questa è una nota di colore. Comunque, il concetto qui è: di tutto l'output che vedo uscire e che io ricevo come standard input, filtrami tutte le righe che contengono questa stringa qui. Quindi di fatto fino a qui gli stiamo dicendo fammi vedere tutti i file txt, o comunque tutte le directory che contengono, o anche le directory che contengono txt nel proprio nome. In questo caso poi faccio un'altra bella cosa, uso t, che come dicevo prima splitta, divide, duplica diciamo lo standard output. Lo standard output lo mando normalmente sulla shell e l'altra parte di standard output lo butto nel file lista.txt. Il risultato netto di questo comando è che io ho la lista dei file che contengono txt nel loro nome, con tutti i permessi, la dimensione e quant'altro, all'interno di un file di testo e outputtato direttamente sulla shell. Il dev null l'abbiamo spiegato prima, ci può servire e anzi è spesso e volentieri utilizzato per far sparire l'output completamente, soprattutto se schedulate diversi task, se dovete fare schedulazioni via di seguito, viene molto utilizzato per quello.
ho un comando che macina roba e butta sull'output un sacco di roba che a me però non serve, non mi è utile. Decido di buttarla tutta completamente via. Però attenzione, io ho già definito la destinazione dello standard output, per cui faccio uno shortcut. Vi dico che anche lo standard error, che è questo 2T, viene sparato nello stesso output dello standard output. Per cui quello che di fatto succede con questa roba qua è che questo comando verrà eseguito, che vada bene, che vada male, io non vedo niente. Ok? Il concetto è questo. Vediamone qualche esempio, di modo che ci rendiamo un pochino conto di dove andiamo a parare. Ripartiamo esattamente dal comando in centro, così vi faccio vedere. Ad esempio possiamo provare a fare così. Poi lo vediamo. Io procedo e se vedete, aspetta, allora ls-lh con la minuscola, ok? Lo passo in quest'altro logo che fra un attimo vi spiego cos'è. Guardate con cosa comincia il mio output. Punto e punto punto. Punto è la directory corrente. Punto punto è la directory padre, ok? Vi dice la directory corrente è di proprietà di syntax error mm, vedremo poi cosa vuol dire. Punto punto, che è la radice che è la directory padre, che vuol dire in questo caso slash home, che poi vedremo in questo caso cos'è, invece di proprietà di root. Ok? E poi ci fa vedere tutti i file che sono contenuti nella mia directory. Se io faccio invece con la maiuscola, guardate cosa succede alle prime righe. Poi ha fatto sparire, l'opzione A maiuscola serve per quello, io non voglio vedere punto e punto punto. Cosa succede? Succede che possiamo vedere parte del secondo comando. Ok? Voglio vedere l'output di ls-ah, ma voglio filtrare solo per tutto ciò che contiene la stringa txt. Quello che succede è questa cosa qua. Okay. Mi fa vedere solo ed esclusivamente ciò che è. Tipo, potrei farvi vedere questa cosa qua e chiaramente questo mi farebbe vedere tutto, visto che il proprietario sono io praticamente dappertutto. Però ad esempio potrei farvi vedere, che ne so io, tutto ciò che è stato creato alle ore 20 oppure che contiene 20 al suo interno. Ok? Vedete che grep soprattutto in maniera grafica e dalla shell vi fa vedere dove vengono selezionate i vari filtraggi. Per completare il comando di prima io ho fatto qualcosa del genere. Ok, chiaramente anche lista di txt corrisponde a quel file, no? A quel filtro, quindi lui me lo fa vedere. Cosa succede in lista? Che il contenuto è lo stesso dell'output del comando che avevo dato prima. Vi volevo far vedere l'unico caso in cui probabilmente si utilizza la redirezione di questo genere qua. Vediamo se me la ricordo bene. Cos'è successo? Allora, questa redirezione qua vuole come parametro una stringa di chiusura. Dal momento in cui io do un invio, tutto ciò che segue fa parte dello stream in input. Quindi io posso fare un contenuto multiriga e continuo a dargli testo finché il sistema non trova questa stringa qui. Nel momento stesso in cui io chiudo questa stringa qui, ho chiuso lo standard input e il comando viene eseguito. Questo serve tipicamente negli script quando devo commentare o devo dare delle stringhe molto lunghe, dove definisco la stringa con questo trucchetto e allora posso dare una stringa multilinea e viene tutto impacchettato in una sola maniera.
Andiamo avanti. C'è un'altra cosa molto interessante quando si usano i comandi, e lo vedremo poi anche magari quando faremo scripting, ovvero sia tutti i comandi che noi lanciamo, ma anche gli script che noi lanciamo in realtà, alla loro fine danno un valore di ritorno, un codice d'uscita. Diciamo che a noi interessa di norma verificare che questo valore sia zero. Valore zero vuol dire che il programma è uscito correttamente e non ha dato nessun tipo di errore. Il concetto di base è questo qua. Qualsiasi altro valore superiore o uguale a 1 vuol dire che c'è stato un errore. Di quale tipo non è possibile a priori dirvelo. Può essere un errore di sintassi, può essere un errore di un parametro mancante, può essere un malfunzionamento interno del programma, non è detto, però ciascun programmatore quando scrive il suo programma decide ad esempio che il codice 127 vuol dire che io ho chiamato con un parametro con un valore errato. Mi aspettavo che il parametro fosse un numero intero e invece voi mi avete dato una stringa, qualcosa del genere. Purtroppo questo è l'unica maniera con cui abbiamo di verificare il codice è utilizzando una variabile interna di bash, che è questo dollaro punto di domanda, che vi ritorna il valore del codice di ritorno. Attenzione, perché chiaramente questo echo qua deve essere dato subito dopo il comando di cui noi vogliamo controllare l'esecuzione. Quindi, se ho un comando sopra in cima di cui mi interessa sapere se è tornato un valore positivo o un valore negativo, ma nel frattempo devo fare tanta roba, vuol dire che subito dopo quel comando il valore di questa roba qua me la devo salvare in una variabile. Vedremo nella terza lezione quando parliamo di scripting come fare, e poi dovrò utilizzare quel valore successivamente nel resto dello script. Purtroppo questa è un po' una pecca, però diciamo che tipicamente quello che ci serve è sapere subito se un programma è stato eseguito oppure no. Io lo uso spesso quando si tratta di verificare determinati comandi per cui non ho niente output e mi dico avrà funzionato o non avrà funzionato, boh. Verifico subito con echo dollaro punto di domanda se effettivamente è zero il valore e quindi il comando è stato effettuato con successo oppure no. Vi faccio un appunto: ZSH, che era quella shell che avevamo visto all'inizio, che vi ho detto, interessante, di qui di là, per valore predefinito vi restituisce sul prompt di destra il valore di questa variabile qua se non è 0. Quindi se il vostro comando torna un errore, ZSH sulla destra vi dice 127. Oppure vi fa la faccina triste per dire che quindi soprattutto all'inizio, quando si prende un po' di mistichezza con le linee di comando, può essere interessante avere uno strumento in più per verificare queste cose. Possiamo vederne qualche esempio, giusto per fare qualche caso pratico. Ok, chiedo il listing e poi gli chiedo il valore del codice d'uscita. Vedete, lui mi fa vedere tutto il contenuto della mia cartella e poi mi dice 0. Il programma LS è girato correttamente, il codice d'uscita è 0. Invece il valore di ritorno, il codice d'uscita è 4. Parimenti, se facessi quel meno meno no color che esiste prima e poi gli chiedo il valore d'uscita, vedete che il valore sarà comunque maggiore o uguale a 1. Tipicamente nelle pagine di manuale, quando fate man, nome del programma, in qualche caso vi dice guardate che l'errore 101 corrisponde a questa roba qua, l'errore 127 corrisponde a quest'altro, l'1 corrisponde a quest'altro. Però diciamo che è un po' un'eccezione questa, non sempre funziona così. Tipicamente quello che succede è che assieme al codice di ritorno diverso da 0, il concetto è quello, vi viene sempre riportata una qualche stringa dello standard error, per cui diciamo che vi accorgete che il programma ha dato errore perché comunque la vostra shell ve lo dice. C'è altro? Vabbè, abbiamo parlato del codice d'uscita,
comando dell'annullamento del T. Scusa Emiliano, io ho provato a visitare l'S spazio punto di virgola, spazio eco, spazio dollaro, punto di domanda, e io. C'è un punto e virgola fra LS e eco? Sì, spaziale. C'è lo zero. Ma no, proprio l'ho corretto, ci ho messo. Ma lo faccio perché c'è la tastiera inglese, che non ci ho messo. Cosa sta succedendo? Oppure alla home pod. Scusate, siamo tutti in attesa, ma dovremmo capire. Seguito, no, vai, vai avanti. Ok, allora, torniamo sulle slide. Filtri. L'argomento dei filtri è interessante perché in realtà la buona pratica dei programmi scritti per Unix prevede che essi, se vengono lanciati da linea di comando, funzionino come dei filtri. Un filtro è un programma che lavora sul suo standard input e rimanda il suo risultato in standard output. Semplicemente questo. Quindi, cosa succede? Che io posso utilizzare un programma, un comando, lo do in pasto, in questo caso un filtro, che è TR, che fa le sue modifiche e mi ritorna sempre sullo standard output un altro risultato. La cosa molto interessante dei filtri è che possono essere concatenati utilizzando la pipe. Quindi in questo caso io ho un primo comando, vedremo fra un attimo di cosa si tratta, ma i soldoni dimostra una lista dei processi che sono in esecuzione sul nostro sistema. Mi interessa visualizzare solo quei programmi che contengono la stringa Python, quindi tipicamente sono dei programmi scritti in Python che sono eseguiti in questo momento sul sistema. Do l'output di questa serie di comandi, impasto al comando successivo che è cat, che fa tutta una serie di belle robe. Sono, andatevi a leggere la pagina di manuale perché lo conosco veramente poco anche io, ma fa delle robe spaziali. In questo caso qua io gli sto dicendo: guarda, prenditi come delimitatore, minuti, la stringa spazio e poi fammi vedere il campo numero 2. Quindi di tutto l'output che lui mi tira fuori, in questo caso quel fammi vedere il campo 2 corrisponde ad esempio al PID, al process ID, cioè l'identificativo, il numero identificativo di quel processo nel mio sistema, ad esempio. Andiamo avanti, sempre sullo stesso tono, ho un LS che mi fa vedere tutti i file e tutte le proprietà, le directory della directory corrente. Voglio vedere solo file e directory che contengono root all'interno di tutta la riga e di nuovo gli dico: guardate che devi prendere come delimitatore lo spazio, quindi spacca l'output della singola riga in tanti campi separati dallo spazio e poi prendimi il primo campo. In questo caso mi fa vedere la lista dei permessi per quei file che sono in questo caso molto probabilmente di proprietà di root. Andiamo a vederlo in modo che ci rendiamo conto di cosa fa. Allora, cominciamo dal date, che è un comando molto banale. Mi fa vedere la data odierna. Ok? Mi permette anche di impostarla, ma questa parte non ve la faccio vedere, ok? In realtà, anche qui, molto banalmente, come vi ho detto prima, se io faccio meno help, lui mi spiega tutta una serie di robe, fra cui anche, qui in cima, come si setta la data, ok? Data ha un'opzione, che è meno ISO. Mi fa vedere la data in formato ISO, indovinate un po', è anno, mese e giorno separati dal trattino.
Ma se a me questo trattino qua mi infastidisse veramente tanto, perché ho bisogno della data ma senza il trattino, posso ad esempio usare un filtro, come ho fatto prima, e dire al mio programma TR di eliminare, menu T sta per delete, il carattere meno dalla stringa. Guardate cosa succede. Ok? Io prendo l'output di date-iso che prevede i trattini e poi gli dico di togliere il trattino. Semplicemente lui fa quello che hai chiesto e basta. Ok. Secondo esempio, PS lanciato da solo fa vedere i processi che sono attivi per la sessione corrente, per la share corrente. Bash, perché chiaramente la share corrente è un processo attivo dall'altra per la persona, e PS, che è il comando che io ho lanciato per vedere quali sono i processi attivi. Però posso cominciare ad aggiungere un po' di opzioni. E in questo caso vedo tutti i processi a nome di tutti gli utenti, con chi l'ha lanciato, qual è il PID, ci sono tutta una serie. Qui in fondo c'è il comando, ma magari lo vediamo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vediamo se ad esempio facendo così, perché lì ci sono un po' tanti spazi, non mi piace. Qua io farei un'altra roba, ma non ve la faccio vedere perché vi parlo di un altro comando che è complicatissimo e di cui vi parlerà Luca nell'ultima serata. Non vi faccio vedere. Però fammi vedere tutti i processi che hanno root all'interno del proprio sistema. Questi sono i processi che vengono fatti girare in questo momento da root, che è l'utente amministratore di sistema. In realtà c'è una maniera più intelligente per farlo, non passandoli per un filtro, che è questa qua. Fammi vedere i processi dell'utente root. Ok. Vi fa vedere anche qual è il comando e quali sono i feed. Yes. Ok. In realtà di solito si usa questa versione qua. Completiamo il comando che abbiamo visto prima, il delimitatore è lo spazio, fammi vedere il campo 2, non c'è, benissimo, non c'è. Io di solito faccio così, ma vi anticipo una roba di cui vi parlerà Luca nell'ultima serata. Te la rispiego. Sì, l'ho anticipato, ma allora, fino a qua ci dovremmo essere. Prendo l'output, filtro per root. La parte qui è invece un pochino più complessa. O che è un programma fantastico di cui vi parlerà Luca comunque nella seconda serata in maniera approfondita. Quarta serata, scusa, grazie. Prende l'output e lo analizza già per stringhe separate da spazi, e questo $2 qua vuol dire stampami la seconda colonna, molto più banale. Ok, in realtà Hook fa tanta altra roba, potrebbe ad esempio fare tutto in un'unica riga, quello che noi facciamo con due comandi e due filtri, qualcosa del genere. Però su questa cosa qua poi ci torna Luca, lasciamo a lui la palla. Torniamo alle nostre slide. Vediamo qualche funzione utile di Bash. Allora, innanzitutto Bash ha una history, per cui tutti i comandi che io ho lanciato stasera, piuttosto che quelli che ho lanciato magari anche sessioni precedenti, sono registrati tutti da Bash in una sua storia. Quindi io posso andarmi a rivedere i comandi che ho lanciato ieri, piuttosto che l'altro ieri.
quello che succede è che il comando history vi ritorna un elenco di comandi che avete lanciato, chiaramente dal più vecchio al più recente, ordinati in numero 1, 2, 3, 4, 5 e poi di fianco il comando. Vedremo perché ci interessa questo numero o ci può interessare questo numero. Secondo shortcut molto comodo, posso utilizzare freccia su e freccia giù dalla mia tastiera per richiamare l'ultimo comando, piuttosto che andando indietro ancora con freccia su il penultimo, il terzultimo, il quartultimo e via di seguito. Mentre invece con freccia giù faccio il contrario, parto ad esempio dal quartultimo, vado al terzultimo, penultimo e l'ultimo. Mi navigo all'interno della history dei comandi con questi due comandi. Qui vi faccio vedere qualche abbreviazione molto interessante. Punto esclamativo, riesegue l'ultimo comando che avete lanciato. Interessante, soprattutto quando date un comando, poi vi accorgete che vi serviva di lanciarlo con permessi di superutente, che vi siete dimenticati il classico sudo davanti, e allora faccio un sudo punto esclamativo e bash riesegue il comando precedente, preceduto il sudo davanti. Interessante in maniera simile quest'altra versione, ovvero sia bash rilancia l'ultimo comando che comincia per date dalla vostra history. Quindi se avete lanciato, e poi lo vediamo magari, c'è una terza versione che non vi ho detto, punto esclamativo numero richiama dalla history il numero di quel comando che avevate visto prima nell'history, poi lo vediamo. E poi questa qua che non la conoscevo ma è il top, veramente ragazzi, questa è fantastica. Se avete sbagliato a scrivere il comando precedente, usate questa sintassi dove apicino termine che ho sbagliato nel comando precedente, apicino sostituzione e lui rilancia il comando sostituendo i due pezzi. Quindi questa è veramente molto comoda. Adesso li vediamo, così almeno magari ci facciamo un po' di... Allora, ripartiamo, abbiamo detto history. Ok? Do un invio. Lui mi fa vedere tutti i comandi che sono stati lanciati. Chiaramente l'ultimo in fondo è l'ultimo che ho lanciato e via via risalendo. Quindi io ad esempio potrei richiamare di nuovo il comando clear facendo 93. Ok? Ci siamo? Facciamo l'altro esempio che abbiamo fatto. Fammi l'ultimo comando che cominciava per vedere. Lui vi fa vedere qual è il comando che lancia, perché chiaramente è molto indietro nell'history, quindi vi fa bene a ribadirvelo, e poi vi fa vedere il risultato. C'è un altro modificatore che non vi ho detto, vi spiego subito. C'è la possibilità di fare ad esempio punto esclamativo date e poi aggiungere due punti P per dire fammi solo vedere qual è il comando che avevo lanciato. Interessante, diciamo che magari dopo un po' che uno ci prende la mano è più interessante ancora, però questi secondo me erano shortcut che valeva la pena di imparare, piuttosto che quello che abbiamo visto prima, punto esclamativo, lui rilancia l'ultimo comando che è stato eseguito. Ribadisco, abbiamo sempre freccia su, freccia giù, ok? Attenzione, non è detto che devo per forza rilanciare lo stesso comando che avevo mandato prima. Il comando precedente lo posso modificare. Quindi io rilancio una versione di quel comando modificata a mano. Ok? Chiaramente la nostra history si riempie. Ok? E io adesso posso anche complicarmi la vita probabilmente. Vediamo se funziona.
chiaramente no. Sì. 97 era quello lì, ma non gli è piaciuto molto perché c'era la pipe. Vediamo un po', facciamo qualcosa del genere che facciamo prima. Ok, ho lanciato un comando. Adesso facciamo che vi fa vedere che ha cambiato la stringa che avevate nel comando precedente, lanciamo un mondo in minuscolo, gli ridò un'altra stringa che è un mondo in questo caso in maiuscolo, lui vi fa vedere il comando risultante e poi vi metterà. E questo è decisamente molto comodo. Vediamo altri shortcut, andiamo avanti. Queste sono comode quando poi si utilizza tanto la linea di comando. Li devo portare all'inizio della linea di comando, li devo portare alla fine della linea di comando, salto le lettere e via di seguito. Abbiamo diverse shortcut, diciamo che le principali sono queste. CTRL A per tornare all'inizio, CTRL E per la fine riga. E poi c'è Alt B che sta per back e Alt F che sta per forward per andare avanti parola per parola. In realtà ci sono anche queste, CTRL freccia destra per tornare all'inizio di una parola, CTRL freccia sinistra per arrivare alla fine della parola. Possiamo vedere anche queste ma molto brevemente. Siamo sulla famosa ecomondo, faccio CTRL A e arrivo all'inizio della riga. Niente che voi non possiate fare con un inizio se avete una tastiera completa comunque. CTRL E per arrivare alla fine, Alt B per tornare indietro parola per parola, Alt F per andare avanti parola per parola. Ok? La stessa maniera, CTRL freccia indietro, freccia avanti. Ok? E poi anche queste sono piuttosto interessanti. Ci sono alcuni modificatori che possono essere usati direttamente sulle linee di comando. Ho sbagliato a scrivere l'ordine delle parole, porto il puntatore sulla seconda parola che ho sbagliato, faccio Alt T e la shell mi inverte le due parole. Quindi quella che era la seconda diventa la prima e quella che era la prima diventa la seconda. Per parole intendi? Ah, parole. Tipo buffer completo da marca sbagliata Per parola intendo una stringa di caratteri consecutiva delimitati da spazi. Ok? Ti piace come definizione? Ok. Spazi in realtà anche caratteri speciali. Quest'altra è fantastica. CTRL T, mi metto il puntatore sulla seconda lettera che ho sbagliato, faccio CTRL T e le due lettere vengono invertite, e questo è abbastanza comodo. C'è un CTRL K che ad esempio da un certo punto della riga, quello in cui mi trovo col puntatore, elimina il resto completo della riga, e questa l'ho scoperta l'altro giorno, interessante, Alt U e Alt L per rendere uppercase e lowercase, quindi tutto maiuscolo e tutto minuscolo, la parola che ho sotto il cursore, dal punto in cui ho il cursore fino al termine della parola. Dando qualche esempio, ce l'abbiamo qua, Alt T, guardate cosa è successo. Ok, chiaramente il punto esclamativo fa parte di una parola a parte, scusate il bisticcio di parole, ma il concetto è questo. Lo rifaccio di nuovo con le stesse due parole, chiaramente ritorno al concetto di prima. CTRL T, mi metto fra O e A, faccio CTRL T e ho invertito le due lettere. Chiaramente devo tornare indietro per rifarlo, però il concetto è questo, molto comodo. CTRL K, elimino da qui fino al termine della riga. Comodo anche questo. Ne abbiamo indicato sicuramente uno.
Ah, sì. Al tu? Ok. E al tell? Uppercase e lowercase. Mi accorgo di avere il caps lock, ho scritto un comando lungo così, tutto maiuscolo, faccio CTRL A, vado all'inizio della riga e comincio CTRL L finché non arrivo alla fine della parola. Però a quel punto evito di riscrivere il comando, oppure semplicemente lo cancello e lo riscrivo. Alt L, sì. Io già sono confuso. Ci va un attimo, ma poi se volete le slide ve le lascio. Sì, sì. Le... Non lo so, allora, un'altra funzione che è fondamentale da utilizzare sotto Bash è l'autocompletamento. L'autocompletamento vi aiuta soprattutto a navigare il file system piuttosto che a trovare i file che state cercando in maniera non automatica ma quasi. Diciamo che assieme all'autocompletamento che è attivato di default su Bash, potreste volere installare un pacchetto che si chiama Bash Completion e che vi abilita l'autocompletamento anche sui comandi. Quindi comandi generici come potrebbe essere apt-get per una distribuzione Debian, piuttosto che ne so io, find o questa roba qua, potete avere tutte le opzioni di autocompletamento utilizzando le stesse regole dell'autocompletamento di Bash. Come funziona l'autocompletamento? Vediamo un po' se riesco a farvelo vedere per semplicità. Allora, io ad esempio gli dico cd, che è il comando per cambiare directory, fra un attimo, e poi devo dirgli di una directory che ho. Allora comincio a dirgli di maiuscolo, però se faccio autocompletamento, in questo caso il sistema, l'autocompletamento si triggera, si scaturisce utilizzando il tasto tab. Io gli spiego tante lettere quanto sono necessarie perché tutto ciò che deve completare sia univoco, quindi perché ci sia un solo elemento di quello che sto cercando, e poi uso il tab. Ve lo faccio rivedere in un'altra maniera. Voglio entrare in una directory per comincia per S maiuscola. Se faccio un solo tab, lui me lo completa. Se la cosa strana è che qui non esiste, mannaggia, i pescetti. Adesso che ho creato una directory che si chiama guarda caso scrivania, che su altri sistemi c'è ma su questo no, e rifaccio la stessa roba, al primo tab lui mi completa fino a tanto che riesce, che in questo caso aggiungo una lettera. Poi se io faccio un altro tab, se faccio due tab consecutivi, lui mi dice quali alternative ho. Quindi io a questo punto posso decidere di aggiungere una sola lettera, chiaramente che esista, perché sennò siamo tutto da capo del sistema, e con un altro tab il sistema completa tutto. Molto utile questa cosa qua quando comincio a dire user share vedete che in questo caso con ma c'erano più directory, quindi posso fare man e via di seguito. Quindi da questo punto di vista diventa molto molto comoda e molto semplice poi continuare a navigare. Altra perla di ZSH che vi anticipo: ZSH ha un autocompletamento ancora più avanti e vi permetterebbe, ad esempio, chiaramente non lo posso fare qua, di autocompletare una roba del genere. Fin tanto che voi indicate all'interno di un percorso tante lettere perché siano univoche, fate un unico tab e lui autocompleta tutto il percorso. Quindi molto comodo se sfruttate tanto la scena, veramente molto comodo. Altre funzioni dell'autocompletamento, ad esempio, questa è Bash Completion, questo è il pacchetto Bash Completion che in alcune distribuzioni viene installato di default. Voi vedete, io ho un comando che è apt,
Rapidi get, rapidi dash, vediamo un po'. Se io faccio tante lettere per rendere l'opzione del comando univoca, poi faccio un tab e lui autocompleta quello che ho. Quindi io, ad esempio, in questo caso faccio SE, poi faccio tab e lui completa search. Molto, molto comodo da usare. Consigliato, imparatelo, cominciate a sfruttarlo perché è fondamentale. Qual era il comando? Tab. Ptmemo get. Ce ne sono una sderma, ptget update, ptget upgrade, ptget install, ce ne... Ma già installato di default? Questa che è un elementary, quindi una basata su Ubuntu, sì. È il comando che serve fondamentalmente per gestire tutti i pacchetti all'interno della tua distribuzione. Lo vediamo, se non sbaglio, nella seconda, al termine della seconda. Forse ti chiedeva qual era il pacchetto del solare per avere... Ah, per avere... No, scusami, te lo faccio rivedere, ma è questo qua. Allora, scusate, l'autocompletamento è già abilitato di default. Quindi, quello per completare il directory, i file e quant'altro, esiste già, non dovete fare nulla. Quello che vi può servire è questo pacchetto qua, che si chiama bash completion o bash underscore completion, dipende dai sistemi in cui siete, che vi autocompleta i principali eseguibili all'interno del sistema. Mi autocompleta le opzioni sui principali comandi. Ma su Cento se non c'è di default? No. Infatti è stato per un po' trovo. Appunto, non ti dico le bestemmie. un'altra cosa, se lo ma questo ve lo dico così en passant. Se lo installate perché vi accorgete che non ce l'avete, sloggatevi e riloggatevi, cioè fate logout dalla shell e riloggatevi di nuovo, perché tipicamente le impostazioni di autocompletion vengono lette all'atto del login, quindi o all'interno del vostro display grafico quando fate accesso con la vostra password, oppure dalla console quando di nuovo mettete username e password. Da cui questa è la parte interessante. Vediamo qualcosa di un pochino più pratico. Finora abbiamo parlato tanto di belle cose interessanti, ma una cosa molto interessante di Unix è che sotto Unix tutto è un file. LS ormai l'abbiamo visto in tante salse, questo barra dev sta a significare fammi vedere tutti i file che sono contenuti nella directory barra dev e che in questo caso corrispondono a tutti i dispositivi che avete collegato alla vostra macchina. Potete farlo, vedete, divertitevi. L'altra cosa, ad esempio, molto interessante, che in questo caso è utilizzo cat per buttare in output il contenuto di un file che è /proc/cpu-info e che contiene le informazioni sulla mia CPU. Qual è il processore, quali sono i set di istruzioni, qual è la velocità, quanti thread ha e tutta una serie di belle informazioni. Quindi, visto che sotto Unix tutto è un file, noi dobbiamo imparare a gestire i file in maniera ottima. No, non andiamo da nessuna parte. Come creiamo un file? Ci sono n modi, qua ce ne sono solo alcuni. Sono, diciamo, i più utilizzati in ordine di complessità e di cosa produciamo. Il primo utilizza un eseguibile che si chiama Touch, che di norma con le sue migliaia di opzioni serve per modificare i tempi di accesso, i tempi di creazione, i tempi di modifica dei file. In questo caso viene usato in maniera molto anomala per creare un file che in questo caso si chiama file.txt che è vuoto. Esiste solo nel sistema, ma esiste e basta. L'altra modalità l'abbiamo già vista, redirigo lo standard output di un comando su un file di testo. La terza maniera è un qualcosa di intermedio a quello che abbiamo visto. Cat concatena dallo standard input allo standard output. Non c'è in questo caso un argomento a cat, quindi lui pensa di prendere lo standard input. Lo butta nello standard output. Lo standard output lo stiamo sparando su un file, quindi quello che succede è che noi vediamo la console che è attesa, che sta attendendo dei comandi, noi scriviamo
E finché io non pigio CTRL D, che vuol dire termina il flusso, lui continua a rimanere in attesa. Quando faccio CTRL D, tutto ciò che ho scritto da quando ho lanciato il comando fino a quando faccio CTRL D finisce nel file. Più comodo, se ad esempio non avete un editor di testo, non siete comodi, avete bisogno di scrivere due righe, me le metto lì, le correggo, CTRL D, ho scritto il file. Niente. E poi, vabbè, l'ultima maniera che ve lo dico a fare, se avete un editor di testo che volete utilizzare, aprite l'editor, chiamate il nome del file, scrivete il file col contenuto che volete usare e voilà. Quale editor? Non ve lo scrivo io. Ne esistono miliardi, alcuni sono dei sistemi operativi più che degli editor di testo, quindi fate nobis. Citate qualcuno. Devo proprio. Allora, DI, poi Vim, poi... sono un amante di Vim, ma non vi deve... Diciamo che in realtà può essere qualsiasi cosa. L'importante, ed è l'unica cosa che vi consiglio di fare, è che se utilizzate un editor di testo, imparate a utilizzarlo bene. Imparate a fare sostituzioni, imparate a fare qualcosina di regular expression, che tanto poi si gratterà Luca nella parte serata, come al posto. Imparate a fare cerca sostituisci, piuttosto che andare dall'inizio alla fine della riga. Imparate a fare tutte queste cose che sono di base per un editor di testo. Quale poi vogliate usare, se vogliate usare Emacs, se vogliate usare Nano, se volete usare Pico, Jed, Vim, ce ne sono, ED, se volete farvi del male, c'è anche quello. Potete usare quello che volete, veramente. Ben inciso, questa è una variabile che dovrebbe essere definita a livello della vostra sessione utente. Se voi definite editor a user bin vim, per esempio, quando voi chiamate dollaro editor, lui sa cosa deve chiamare. Quel dollaro editor c'era per un motivo. Vediamo qualcuno di questi esempi, così giusto per fare a questo punto due parole. Allora, ricominciamo dal primo. Ok? Il comando chiaramente è tornato buono, esiste un file che si chiama ciccio, ma se mi faccio dire dal sistema cosa contiene ciccio, vuoto, completamente vuoto. In realtà, come vi dicevo, touch ha tutta una serie di opzioni per modificare il comando di accesso, la data piuttosto che l'orario, ce n'ha di ogni. In realtà touch è una delle maniere più semplici per creare dei file vuoti. No. L'eco, sì. Maggiore. Sì, il classico eco ciccio che abbiamo visto prima. Ok, adesso forse vi posso far vedere anche un'altra cosa. Se adesso guardo ciccio, prima era vuoto, adesso contiene del testo. Ok? Io rifaccio il comando di prima e uso un singolo T, guardate cosa succede al file. Non contiene più ciccio, ma contiene solo la seconda stringa, perché abbiamo usato un unico segno di maggiore. Quindi tutto lo standard input di quel comando lì finisce come file. Se avessi voluto fare, vabbè, adesso in anticipo della roba, ma... Ok, questo è il nostro file ciccio. Se avessi voluto fare quello che volevo fare all'inizio, cioè aggiungere della roba al contenuto del file, avrei dovuto usare la versione con due maggiori. E allora, se vi faccio vedere il contenuto, ho il file con entrambe le parti. In realtà, come vi dicevo, cat, cioè cat concatenate, si presta più che altro per un'altra cosa, che ve la spiego subito. Proviamo ad analizzarlo insieme. Cat, quindi concatena il contenuto del primo file, ciccio.txt, con il contenuto del secondo file,
lista.txt, spara tutto l'output su fuffa.txt. Il risultato, scusate, è quello che ci aspettiamo. Prendo il contenuto del primo file, lo aggiungo al contenuto del secondo, il tutto perché ho ridirezionato, viene sparato su un file che si chiama fuffa. Dollaro editor qui non c'è. Se volete vi faccio vedere qualcosa di Vim, perché a me piace quello, ma va bene. Posso inserire del testo assolutamente a caso. Ok. Salvo ed esco, e chiaramente poi il file contiene lo schifo che avevo scritto prima. Va bene. Niente di nuovo sotto il sole, è un editor di testo. Torniamo alla nostra slide. Troppo, eccoci. Come visualizzo un file? Finora ci siamo limitati al cat, che fa la cosa più stupida del mondo. Prende il contenuto del file e lo sbatte lo standard output del file, dei file che ha come argomento, abbiamo capito. Ma in realtà ci sono degli strumenti che magari per leggere un file che è piuttosto lungo sono più comodi. Ad esempio more e less, dove less is more than more, nel senso che less ha più funzioni di more, al contrario di come vi potreste aspettare. In realtà quello che è successo è che more è venuto molto prima di less, e quindi chiaramente ha implementato determinate funzioni che sono rimaste più o meno quelle, senza grosse aggiunte, e poi a un certo punto è stato completamente soppiantato da less, concettualmente. Ad esempio, una delle due differenze principali fra i due è che more vi pagina l'output, ovvero sia vi divide tutto lo standard output che emettereste in paginate, piuttosto che potete andare avanti riga per riga con un invio. Però non potete tornare indietro, nel senso che se io ho fatto pagina giù, e caspita, è passato avanti quello che dovevo vedere, volete uscire dal comando e rilanciarlo per rivedere la parte precedente. Less invece no, vi permette di fare scroll indietro, quindi potete tornare indietro e rivedere la parte che vi interessava. E poi chiaramente l'ultima riga non ve la spiego più perché sono un po' stanco. No, vabbè, parte gli scherzi. Con un editor di testo potete fare tutto questo e molto altro, chiaramente. Non c'è per quello. L'abbiamo già visto cat. Era fuffa, che però non è tanto lungo, allora produciamoci un output molto più lungo. Ok? Vedete che questo è more, vi dice ok, ho ancora, questo è il 35% del testo e ne ho ancora da farti vedere. Posso usare un invio per far vedere una riga in più per volta, oppure posso usare la barra spaziatrice per fare una paginata intera. Vado avanti finché non arrivo alla fine e il programma esce da solo. Se io invece al posto, anzi io faccio questa roba qua, così ve ne spiego un'altra. Punto esclamativo dollaro. Usa l'ultimo argomento del comando precedente. Io adesso sto vedendo fuffa 1 con un altro editor, che è less. Posso scendere con le frecce, posso risalire con le frecce, posso fare pagina giù e pagina su, posso riscrollare tutto il testo. Quando arrivo alla fine, al contrario di more che esce, devo fare Q, quit, per uscire. L'editor di testo non ve lo faccio più vedere, non serve. Tutto. Abbiamo visto i file, bene, i directory cosa sono? Credo di non dovervelo spiegare, anche se più o meno lo farò, sono dei contenitori, possono contenere altri directory o altri file. Come si creano? Si creano in questa maniera qua, e quindi viene creata una directory che in questo caso si chiama directory direttamente
come figlia della cartella in cui ci troviamo. C'è una un'opzione che è il meno P da usare per make dir, che è un'opzione molto interessante perché crea, se non esistono già, tutte le directory figlie fino ad arrivare al nodo che vi interessa. Quindi in questo caso io mi troverò alla fine in una directory che si chiama dir, che al suo interno ha un'altra directory che si chiama con, al suo interno di nuovo un'altra directory molte, e poi di nuovo sul directory come ultimo termine. Bene, l'ho creata, come la spazzolo via? E qua è una roba che ancora non riesco bene a capire. Se la directory è vuota, perché chiaramente se non è vuota, vediamo che cosa, potete usare rmdir, remove directory. Perché se è piena cosa succede? Succede che rmdir non va. Devo usare un comando più aggressivo, che è questo qua sotto. rm-rf, che è per forzarlo, per essere certi, e poi la directory che voglio eliminare. Attenzione con questo ultimo comando. Attenzione tanto alla sintassi dell'ultimo comando, perché se dimenticate di scrivere dir e scrivete solo la barra e state utilizzando super utente, salutate il vostro sistema operativo. Purtroppo no, ormai è troppo più facile. Ok? Quindi fate molta attenzione con RM. Se volete un consiglio, sostituite il vostro RM con RM spazio meno V. Così almeno vi accorgete cosa avete perso dopo che ve l'ha rimosso. Oppure meglio ancora con RM meno I, dove per un'operazione del genere vi mettete le mani nei capelli, ma col meno I vi chiede se volete eliminare file per file e directory per directory. Alla soddisfazione. E allora devi fare Y invio e via di seguito. Ok? Sei sicuro? Probabilmente sì. Giustamente qualcuno dice, se io tolgo l'F all'opzione magari è meno aggressiva. Sì. Non vuol dire che se non hai permessi non te lo faccio uguale. Ok? Quindi, diciamo che la panoramica è più o meno questa, possiamo vedere un pochino in azione. Io ad esempio avevo già creato la cartella scrivania, creiamo la scrivania, scriviamo la directory fuffa, mi piace tantissimo. E allora a questo punto c'è una directory fuffa nella mia home, chiaramente. Qual è il contenuto della directory fuffa? Chiaramente non esiste, ho appena creato la directory, è vuota. È un file vuoto, ok? Creo un'altra directory, anzi creo una serie di directory. Perché mi piace fare lo psicopatico. E allora cosa succede? Che nella mia directory c'è una directory ciao. Entro in ciao, trovo la directory A. Entro nella directory A e cosa c'è? Ok? Molto di livello alto. Cosa succede ad esempio se io tento di eliminare la directory A? Non è vuota, ve lo dice quantomeno, devo fare questa brutta roba qua. Ciao, non esiste più. Ok, non ha chiesto niente, ha segato, punto e basta. Tutto bene. Ciao, ok. Andiamo qui alla nostra. E parliamo di un argomento bello, tosto. I permessi. Ovvero sia, come fa il nostro sistema operativo a dire se noi abbiamo il permesso di fare determinate operazioni a un file o una directory? La teoria sta tutta qua. Innanzitutto, ogni file ha due attributi che sono fondamentali per il file, che sono l'utente proprietario, o direttamente proprietario,
e il gruppo proprietario. Questi due soggetti hanno dei permessi particolari sul file, chiaramente. Se io sono il proprietario e ho creato un file, potrò poterci disporre come mi pare piace, insomma. In più, il proprietario potrebbe decidere di concedere dei permessi a altri utenti del sistema che fanno parte del suo stesso gruppo proprietario, del suo stesso gruppo, o di un certo gruppo, che lo faccio diventare il gruppo proprietario di questo file. Quali sono i permessi a cui io ho accesso? Sono il permesso di lettura, che è la famosa R, oppure il 4, e fra un po' arriviamo anche al 4. Permesso di scrittura, write, W oppure 2. Attenzione, perché per scrittura in questo caso si intende sia la modifica che la creazione che l'eliminazione, tutto in una sola, in un solo permesso. Quindi è molto 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 grosso il permesso che stiamo concedendo col permesso di scrittura. E poi c'è un terzo permesso, che è quello di esecuzione, che serve principalmente per le directory perché possano essere navigate, e per gli script, per gli eseguibili, per essere eseguite a livello di sistema, altrimenti non sono eseguibili. E il permesso si chiama AX oppure a valore 1. Per roba che esula un pochino dal gruppo proprietario e dal proprietario esistono le ACL. Poi vi faccio vedere la schermata di output delle ACL, giusto per avere un'idea di cosa voglia dire, ma l'argomento è veramente molto avanzato, ok? Quindi non lo affrontiamo direttamente questa serata, però era importante dirvi che c'è qualcosa oltre al proprietario e gruppo proprietario, fondamentalmente. Come si rappresentano? Noi l'abbiamo visto passando per tutta la sera, adesso è venuto il momento che vi spieghi cosa vuole dire la prima colonna dell'output di RS manuale. Allora, in questo caso qua noi vediamo tre casi, perché l'output rappresenta tre file, o meglio, due file e una directory. Distinguiamo la directory rispetto ai file perché la prima lettera è una. Okay. In questo caso l'output non ha colore, l'output mostrato qua non ha colore, quindi io non ho veramente nessun altro modo di distinguere un file da una directory se non il primo carattere. Segue poi una serie di 9 caratteri che rappresentano a gruppi di 3 i permessi dell'utente proprietario, del gruppo proprietario e di tutti gli altri utenti. La spiego un pochino meglio e un pochino più con calma. Focalizziamoci sulla prima riga. Se scartiamo la prima lettera, e va bene, abbiamo capito, prendiamo le prime tre lettere e c'è scritto read, write e execute. Questo primo terzetto di valori corrisponde ai permessi che l'utente proprietario di quella directory, in questo caso, ha e possiede. Quindi l'utente proprietario può leggere, scrivere ed eseguire questa directory. Eseguire la directory vuol dire semplicemente navigarla e quindi posizionarci dentro. Leggerla vuol dire leggerne anche il contenuto. E scriverci vuol dire poter creare dei file all'interno della directory, oppure anche rimuoverla, cambiare il nome e via di seguito. Secondo terzetto di permessi, R-X, dove ci dovrebbe essere la W rispetto al primo terzetto c'è un trattino, vuol dire che il gruppo proprietario, che è rappresentato da questo terzetto di permessi, non ha il permesso di scrittura. Vuol dire che un utente che non è il proprietario ma fa parte del gruppo proprietario non ha la possibilità di modificare quella directory, però con la possibilità di entrarci e vedere il contenuto.
Il terzo gruppo, vabbè, è uguale al secondo, però vale per tutti gli utenti che non siano né l'utente proprietario del file né facciano parte del gruppo proprietario. Ok? Bene, noi abbiamo parlato di proprietario e gruppo proprietario, ma chi caspita sono? Bene, tralasciando questo numerino qua, sono rispettivamente gli altri due che vengono indicati qui. Il primo root rappresenta l'utente proprietario del file, il secondo gruppo rappresenta il gruppo proprietario del file. Quindi, chiaramente, se un utente come root è sia proprietario del file che appartiene a un gruppo proprietario, chiaramente il permesso dell'utente prevale su quello del gruppo e quindi l'utente root in questo caso ha la possibilità di fare tutte le modifiche che vuole alla directory MIMS. Ok? Se io avessi un altro utente che non è root ma è incluso nel gruppo di root, io questa directory potrei solo navigarla e vederne il contenuto, read and execute. Andiamo avanti. Se io non fossi nessuno dei due casi, cioè non sono né l'utente root né un utente del gruppo root, ho comunque i permessi di leggere la directory e di poterla attraversare. Ok? Più o meno la stessa cosa applicata ai file, dove qui vediamo la differenza fra eseguibile e non eseguibile. Questo è un file di testo puro, non ha bisogno del bit di esecuzione per poter essere eseguito. E quindi tipicamente quello che succede è che root lo può leggere e scrivere, quindi lo può modificare, può fare quello che vuole. L'utente del gruppo root potrebbe solo leggerlo, ma tanto non è un problema. Idem la stessa cosa a tutti gli altri utenti del sistema. Uno script che è eseguibile ha un execute in tutte le posizioni in cui è permesso di eseguire quello eseguibile. Quindi, se ad esempio mancasse questa x4 che fosse sostituita da un trattino, vuol dire che solo root o qualcuno o qualche utente del gruppo root può eseguire quell'eseguibile, altrimenti gli altri non possono. Come si cambiano questi permessi? Anzi, prima cambiamo i proprietari. Ci sono due maniere. La prima maniera è utilizzando chown, sta per change owner, che permette in realtà anche di cambiare il gruppo proprietario. Con questa sintassi qua. In realtà per cambiare il gruppo c'è quest'altra sintassi, change group. Io gli indico qual è il nuovo gruppo proprietario che viene cambiato. Di solito si preferisce comunque questa. E poi cambiamo i permessi. Per cambiare i permessi ci sono due tipi di sintassi, una che è logica, quindi specifico per gruppi di utente, gruppo proprietario e altri i permessi, e poi c'è una rappresentazione ottale che usa i valori che vi ho detto prima. Da un certo punto di vista, una volta capito qual è il meccanismo, è molto più semplice e rapida quella ottale. A volte può essere sufficiente quella logica. Proviamo ad analizzare i quattro comandi in modo che ci rendiamo conto di cosa sta succedendo. Allora, chiaramente il comando è change mode. Nel primo caso noi gli stiamo dicendo per l'utente proprietario aggiungi il permesso di lettura e scrittura. Torna. Poi per il gruppo rimuovi il permesso di scrittura e aggiungi quello di lettura. Chiaramente gli devo dare una destinazione, quindi un file. Se dovesse succedervi con le directory e volerlo fare da questa directory in giù, potete aggiungere un parametro che è meno R maiuscolo, che sta per ricorsivo. Okay. Il terzo gruppo che non avete visto e che qui non ho scritto è identificato con la lettera O, other. Quest'altra sintassi che invece prevede una A sta per all, quindi gruppo, scusate, utente proprietario, gruppo proprietario e altri tutti insieme. Questa qua è la classica sintassi che si usa per rendere eseguibile uno script da tutti. Ok? Rappresentazione ottale, come funziona? Funziona che i numerini che vi ho scritto prima, che sono 4 per il permesso di lettura, 2 per il permesso di scrittura, e uno per il permesso di esecuzione, se sommati
e indicati in questa maniera qua ci danno i permessi per i vari gruppi. Quindi il 6 che corrisponde a lettura e scrittura all'utente proprietario, il 4 che corrisponde alla sola lettura al gruppo proprietario, 0 a tutti gli altri. Attenzione, perché a differenza di questo che aggiunge o rimuove dei permessi, quest'altro comando li imposta e basta. Quindi se prima questo file txt aveva un permesso di lettura agli altri, con questo non viene cambiato il permesso di lettura, con questo sì, voi glielo state impedendo, ok? Il corrispettivo di questa sintassi qui è quest'altra, 755, che vuol dire lettura, scrittura ed esecuzione, lettura ed esecuzione, lettura ed esecuzione. Vi dovrebbe essere chiaro adesso il motivo per cui dare chmod 777 su una directory è una delle robe da non fare mai. Concedo i permessi a chiunque di scrivere quanto voglio, ok? Guardiamo un secondino, ma proprio molto 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 rapidamente, come funzionano le ACL. Le ACL sono un'estensione dei file system che è stata inserita da una certa versione del kernel, quindi se usate dei Linux molto molto vecchi potreste non avere questa estensione. In realtà, se non sbaglio, dalla 3.1 qualcosa del genere dovrebbe essere inclusa in tutti i kernel senza grossi problemi. Oltre ai classici user group e other, in realtà le ACL vi permettono di dare, ad esempio, dei permessi aggiuntivi a quel file, ad esempio l'owner, quindi il proprietario, e root. Il gruppo proprietario è wwwdata, ma io ad esempio voglio permettere agli utenti del gruppo users di poter scrivere in questa direzione. Quindi cosa faccio? Posso impostare per il gruppo users una politica di default sulla cartella Vagrant in cui gli dico read, write e execute. La cartella continua ad avere il proprietario root, continua ad avere il gruppo proprietario wwwdata, ma io che faccio parte di nessuno di questi due gruppi ma faccio parte dell'utente users posso comunque scriverci, ok? Questo è un pochino più avanzato, infatti volevo solo accennare e farvi presente che esistono, quindi sappiate che c'è la possibilità, a differenza di negli anni 70 dove si era limitati ai soli permessi che abbiamo visto prima, è un po' più avanzato come meccanismo. Se volete vediamo qualche esempio, ma in realtà una volta che avete capito qual è la logica dietro, l'unica cosa che vi serve un pochino è quella di impratichirvi, fare le prove, provare a darvi permesso di lettura, provare a togliervelo. Ricordatevi che nonostante non ci sia scritto da nessuna parte, tipicamente l'unico utente che può togliere e rimettere i permessi, anche se i file non sono di sua proprietà, è root. Quindi nel caso vi togliate il permesso di lettura e di scrittura da un file, ma vogliate comunque rimuoverlo piuttosto che recuperarlo, potete usare il comando chmod sudo. Su sudo torniamo la prossima volta. Sudo è un comando che permette di eseguire quel comando sfruttando i permessi del superutente, quindi elevando le proprie capacità sopra quello che può fare normalmente l'utente. Bene, vediamo qualcosa sui file system, nel senso che esiste uno standard che si chiama FHS che spiega all'interno dei sistemi Unix-like, e di solito più che altro per Linux, qual è la struttura standard di un file, dei file system all'interno di Linux. Allora, cominciamo col chiarire un concetto a monte. Sotto Linux non esiste il disco D o non esiste il disco C. Esistono tutta una serie di partizioni che sono rese visibili al sistema operativo a partire dalla directory barra. Quindi tutto ciò che voi state utilizzando dal sistema è accessibile in barra qualcosa, slash qualcosa, slash qualcos'altro. È tutto da lì, non esiste C due punti barra o D due punti barra. È tutto sempre relativo
alla directory radice root barra. Ok? Quindi, considerando che all'interno di un sistema operativo ci sono tanti file, che tanti file e tanti directory, tanti file più che altro, che hanno compiti diversi, esiste uno standard che definisce cosa deve finire dove, per una questione di ordine. Ok? Qui ne vediamo alcuni, magari qui se volete sono rappresentati quasi tutti, ma ne vediamo alcuni che sono quelli più interessanti. Di sicuro c'è una directory che qui non è indicata, che è quella home, che contiene tutte le directory home degli utenti del sistema. Esiste una directory che è user, che contiene tutti i dati che possono essere utili per l'utente, quindi eseguibili piuttosto che file condivisi, piuttosto che... Esiste una var in cui il sistema scrive tutti i dati che sono variabili all'interno di un sistema, quindi file di configurazione che cambiano, piuttosto che file dei database, che quindi sono molto mobili da un momento con l'altro, vengono separati dal resto dei dati che potrebbero benissimo essere statici e messi in sola lettura, per capirci, e dare accesso al sistema solo alla directory var per poterci scrivere dei documenti. Esiste una parte di file system che è la TMP, in cui tutti gli utenti sono autorizzati a creare dei file temporanei. Attenzione, perché questo qua è uno dei motivi principali per cui le macchine Linux, se sono sottoposte ad attacchi e non sono stati provati alcuni accorgimenti, non partono più. Ovvero sia, spesso e volentieri quando si creano i sistemi Linux si lascia la cartella TMP nella stessa partizione di quella di root, quella della radice del file system. Se la partizione che contiene la radice del file system si riempie, il sistema non parte più, che vuol dire che se un furbone vi riempie la slash TMP con 250 giga di roba, il vostro server non parte più. E considerando che qui per definizione chiunque può scrivere, il pericolo c'è. Quindi cosa si fa? Di solito si separa la TMP su una partizione a parte, se dà 5 giga di spazio. Alla brutta succede che si riempiono i 5 giga, però il sistema parte comunque. Ok. Diciamo così, un po' per capire. Esiste una directory di librerie, e in questo caso se è direttamente sotto la radice del file system sono librerie che sono essenziali per il sistema perché partano. La stessa cosa vale per bin, che sono eseguibili essenziali perché il sistema, gli utenti interagiscono col sistema, buongiorno. Sì, è sempre lui. E poi c'è gli sbin, che sono invece i binari che sono essenziali per l'avvio del sistema. C'è poi un'altra cartella che è quella di boot, che contiene ad esempio il kernel e tutti i file che servono per far partire il kernel. Diciamo che qua c'è una lista giusto per farvi capire che in realtà tutto all'interno di Linux ha una sua posizione ed è organizzato. Non è necessario che lo conosciate subito tutto, però è importante sapere dove andare a cercare determinate informazioni. Ad esempio, tutti i file di configurazione sono nella cartella etc. Quindi, se volete modificare il comportamento di default del vostro sistema, il primo posto da guardare è etc. In realtà, qualcuno di questi directory prevede delle sottodirectory che sono molto note. Ad esempio, la cartella user prevede delle altre sottocartelle che sono ben note. In user bin ci sono gli eseguibili che devono essere utilizzati da tutti gli utenti. User include contiene tutti gli header del kernel piuttosto che dei programmi che ci potreste voler utilizzare. User lib contiene delle librerie che vengono utilizzati dagli stessi programmi che troviamo in user bin. Local è un albero che potenzialmente viene solitamente lasciato stare dal pacchettizzatore della vostra directory, perché è un albero che è pensato per voi per poterci installare degli eseguibili che potete pensare che i vostri utenti usino più spesso. Faccio un esempio: il PC di casa mia viene usato da me e da mio fratello, siamo entrambi interessati a OBS, che è il programma con cui stiamo registrando la lezione,
io posso decidere di compilarlo e installarlo in user local. Quindi chiunque degli utenti del mio sistema ha questo applicativo in più disponibile per sé, ma non confligge con gli altri file che vengono normalmente gestiti dalla distribuzione, dal mio pacchettizzatore. Gli altri due sono, diciamo, comunque corrispettivi di quelli generali. Anche per var, cioè i dati che sono variabili, quello che viene gestito in maniera variabile, in realtà la questione è molto, molto ampia e molto dettagliata. Diciamo che le più importanti sono var log, che contiene tutti i log di sistema e di tutte le applicazioni del vostro sistema, quindi se c'è un problema tipicamente lì dentro da qualche parte trovate cosa c'è che non va. Var lib, che è la directory che contiene tutti i dati variabili del vostro sistema, tipicamente se avete un sistema di database a bordo della vostra macchina, i file delle tabelle sono dentro lì. Ok? Dopodiché c'è ad esempio var run, che tiene tutti i file di esecuzione di determinati processi loggati all'interno. Trovate tanti file, quanti sono i processi demoni di sistema con il loro process ID all'interno, piuttosto che var tmp, che è il corrispettivo della temp, ma con i dati che devono essere comunque conservati fra un boot e l'altro. Tmp ad esempio sulle ultime distribuzioni è stato pensato perché venga svuotato e ricreato a ogni avvio del sistema. Quindi il problema che vi dicevo prima con l'utente che riempie la tmp è molto mitigato, perché succede che a ogni reboot TMP viene svuotato e viene ricreato, e quindi non esiste. Poi ci sono altri due rami del file system che sono molto interessanti e in cui noi di norma troviamo delle informazioni riguardo al nostro sistema operativo. Questi due rami sono dei virtual file system, perché in realtà vengono gestiti come file system a parte, ma sono virtuali perché non corrispondono a nessun dispositivo palpabile che poi viene utilizzato come dispositivo per memorizzare delle informazioni. Semplicemente è un albero di directory che il kernel mette a vostra disposizione per poter consultare tutta una serie di informazioni. Può andare, se vi ricordate, avevamo chiamato proc/cpuinfo per trovare le informazioni del processore, piuttosto che troviamo gli input di memoria, troviamo le quantità di memoria utilizzate, libere e quant'altro. C'è, diciamo, una più grossa distinzione più recentemente fra PROC e SIS, dove PROC tanto tempo fa veniva usato come unico contenitore per tutte le informazioni, diciamo, vive all'interno del sistema e esposte dal kernel. In realtà ultimamente si tenta di distinguere in /sys tutto ciò che corrisponde ai dispositivi che sono collegati al sistema, mentre invece in PROC troviamo tutte le altre informazioni che non sono legate ai dispositivi. Ok, abbiamo finito, ma guardiamo un po' di queste informazioni magari. Allora, innanzitutto, visto che abbiamo cominciato a parlare di file system, proviamo a vedere se il nostro sistema ha quelle directory che abbiamo visto. Innanzitutto io adesso ho cambiato la directory corrente in barra, che vuol dire sposta il mio prompt e sposta la mia attenzione sulla directory barra, la radice di tutto il mio file system. Vediamo cosa contiene. C'è la directory edge che contiene le configurazioni, c'è la directory boot che contiene i file del kernel e l'avvio, c'è la user che contiene tutti i file utente, c'è la barra bin da qualche parte, non è vero? Sì, da qua. Ci sono più o meno tutte quelle che abbiamo detto, alcune sono in azzurrino, è un link simbolico, magari vedremo la prossima volta se ci interessa, se ci può interessare. A cos'è un link simbolico e perché è diverso da un link statico. TMP, vedete che è una directory con un colore diverso, ok? Ma se volete
ve la dettaglio un po' meglio. Guardate la TMP rispetto agli altri. Vedete che è read, write, execute, read, write, execute, read, write, T. Quella T lì sta per una roba molto specifica, che vuol dire tutti gli utenti sono comunque, qualsiasi cosa tu voglia dire, autorizzati a scrivere, cancellare e pubblicare roba qui. Il concetto è quello. Per impostazione predefinita, qui dentro qualsiasi utente ci può fare quello che vuole. Dopodiché vediamo anche altri permessi. Ad esempio questa cartella root qua, slash root è la cartella home dell'utente root, per capirsi. Quindi, visto che è la cartella home dell'utente root, è giusto, come vediamo in questo caso qua, che solo l'utente root ci possa accedere. Ok? Lost più found è una directory che non vi ho menzionato prima, ma su alcuni file system viene creata in automatico ed è più o meno un cestino che quando il sistema fa il controllo del file system vi butta lì la roba che trova e che trova orfano fondamentalmente. Comunque vabbè, in media vengono montati tutti i file system temporanei, quindi inserisco una chiavetta, tipicamente trovo il contenuto della chiavetta montato sotto media. Dicevamo di proc e dicevamo di sys. Se vedete le dimensioni sono 0, però in realtà sono file system virtuali, quindi io ad esempio potrei entrare in proc, sempre che io riesca ad azzeccare la sintassi, grazie, e vedete che lui in realtà ha un sacco di belle informazioni all'interno. La più stupida potrebbe essere l'uptime, che vi indica da quanto tempo è accesa la macchina. In realtà c'è un altro comando più comodo per vedere da quanto è accesa la macchina, che è questo. Però no, vabbè. Altro dettaglio. Vabbè, ma comunque questa è un'altra serie di robe. All'interno di proc, ad esempio, abbiamo il famoso CPU info che abbiamo visto prima. Magari facciamo così che lo vediamo un po' più comodo. E allora lui mi dice che io ho un Intel Core i7, questo qua è il processore 0, ho un Intel Core i7 a 2 GHz 60 con questo set di istruzioni alla CPU, physical ID, fisici, power management e quant'altro. Chiaramente io gli avevo dato solo un core a questa macchina virtuale, quindi è giusto che lui me ne faccia vedere uno. Se io avessi avuto più core, ad esempio, all'interno del mio sistema operativo, avrei avuto questo intero blocco di informazioni per ciascun core all'interno del mio sistema. Swaps, che è un file a caso, completamente a caso, ma che contiene la descrizione di quali file di swap ci sono all'interno del mio sistema. La zone info, che mi dice, che mi dovrebbe dire le informazioni riguardo a qual è la mia zona riguardo alla lingua e alle date, se non sbaglio. Fuso orario, grazie. E tutta un'altra serie di informazioni, come esiste proc, esiste anche sys. E in questo caso però, essendo molto legati ai dispositivi sulla tua macchina, riesce ad esserci, diciamo, una definizione delle cartelle un pochino più rigida. Faccio riferimento ai dispositivi, faccio riferimento ai firmware, faccio riferimento ai dispositivi che vedo a livello di file system, faccio riferimento a dei componenti del kernel, ha dei componenti riguardo al power, ha dei componenti riguardo ai block devices, che sono tipicamente quelli che vengono utilizzati per la scrittura delle informazioni e via di seguito. Un'altra directory che è virtuale ma che non vi ho citato è questa qua, che contiene tutti i dispositivi a disposizione del vostro sistema. Alcuni di questi non li userete mai, però ad esempio potrebbe farvi comodo sapere qualcosa del genere potrebbe essere il vostro disco rigido,
l'intero vostro disco rigido, piuttosto che queste che vedete è il dispositivo che rappresenta il vostro intero disco rigido con le sue partizioni. Ciascuna di queste è una partizione del disco rigido principale. Quindi quando vi dicevo che in realtà sotto Linux ogni cosa è un file, è proprio questo. Quindi vedete altre, SG0, SG1 se non sbaglio, no scusate, SR0 è il dispositivo del CD. Quindi se avete a disposizione un lettore CD, tipicamente potreste voler montare SR0 per vedere il contenuto del CD. C'è uno 0, vediamo se troviamo il nostro amico Null. Il famoso buco nero in cui finisce tutta la roba che non vogliamo più vedere, chiaramente l'avevamo detto che era qui dentro. In realtà ne esistono altri due che potrebbero essere interessanti, ma sono utilizzati più che altro a livello di programmazione, che sono random e urandom per generare dei numeri casuali, però in realtà ci sono altri programmi a linea di comando che potete chiamare per farvi generare dei numeri casuali, quindi chiamare direttamente il dispositivo non è una cosa, grande idea. Questi altri ad esempio invece sono tutti terminali virtuali, quindi potreste aprirli e farli ad esempio agganciare alla console seriale piuttosto che a usarli come terminali veri e propri e via di seguito. C'è di tutto un po'. Qui non vi dico altro, nel senso che poi piano piano con l'utilizzo riuscite a ricordarvi ad esempio che SDA è il vostro disco, l'SDD potrebbe essere la chiavetta che avete inserito quella volta lì e via di seguito. Sono tutti comandi che poi vedremo magari nel proseguo del corso per capire come vedere queste informazioni. Bene, io così a naso avrei finito per la prima lezione, nel senso che vi ho dato un sacco di informazioni più o meno utili da subito, speriamo sì. Se avete domande, sono qui, rispondo volentieri. Però lungo. Dimmi voi. Non è che provare. Sì, oggettivamente, allora, la mia idea era quella di arrivare già in questa fase qua a potervi dare tutta una serie di indicazioni per cominciare a muovervi. Dopodiché non pretendo di spiegarvi io come si usa la shell, perché ogni giorno ne scopro anche una nuova. Per cui oggettivamente diciamo che l'infarinatura per capire come funziona. Dopodiché vi ho citato tanti eseguibili, se cercate su internet esistono sia le man page che forum che vi dicono fai questo comando per fare questa cosa qua. Consiglio personale, soprattutto se vi trovate sui forum, andate a guardare il manuale su cosa fa quel comando che state per lanciare prima di eseguirlo, perché ogni tanto si trova qualcuno che consiglia di fare sudo rm-rf/ e poi salutate il sistema operativo, come è già successo, piuttosto che di sovrascrivere il file system dell'intera macchina con uno nuovo. Fate attenzione, quindi piuttosto di lanciare un comando e poi dire cazzo, ho perso tutto, meglio guardare cosa fa questo comando, cosa fanno le singole opzioni che vi chiedono, e alla brutta alzate la mano con qualcuno che sa dirvi cosa fa questo comando qua. Cioè, ma si può fare anche tutto in macchina virtuale, che dovete installare tutto a capo. Veramente quello che sto facendo, questa è una macchina virtuale, settimana prossima troviamo lo stesso ambiente, ma è comunque segregato, non è quello che sì, sì, più uso per lavorare. Bene, settimana prossima vediamo qualcosa su come si gestisce, no scusate, non settimana prossima, la prossima puntata vedremo come fare alcune operazioni amministrative sul sistema, quindi
spengo e avvio servizi, installo, rimuovo pacchetti, aggiungo e rimuovo utenti e tutte queste belle cose qui. Ok, due informazioni, quindi settimana prossima c'è l'incontro settimanale, cioè non in corso, via Gavazzini 3, c'è parcheggio, tutto a posto, ci incontriamo dalle 21 alle 23.15, quindi potete venirci a trovare anche quando non c'è il corso, lo facciamo tra noi, magari potete fare delle domande, sì, delle curiosità sul corso, su altre cose, insomma, potete venire liberamente.